Oggi per The Blog TV siamo a casa del signor cieco Luigi in Trentino. Buongiorno signor Luigi, Buongiorno. che si è reso disponibile per questo servizio sulla memoria degli anziani e delle persone che hanno lavorato nel nostro passato. Intervisteremo il signor Luigi sul suo lavoro e sulla sua meritata carriera. Chiamo cieco Luigi, ho 76 anni, della mia vita ho fatto un po' di tutto. Ho fatto il boscaiolo, Segantino, foraggio, ho fatto anche una casetta delle scandole. Era mio collega qua, Andrea. E di cosa parla? Parla come che si fa a fare le scandole e squadra del quarto. E questa casetta non è che è stata fatta? Da quale è stata fatta? Non c'è nessuno l'ha data qua. Qualche anno fa? Sono per 2 anni fa, lì, che mi devo iscrivere. Dopo la fabbrica sente, per far vedere come che si fa a fare i lavori, insomma. Ma dico, se io la scuola era 5 classi, tutte piene di ragazzi, e lei non me la mia classe del 1930, lei di nuovo 30 persone. E poi cos'è cambiato nella sua vita? Cos'è successo dopo l'infanzia? Dopo l'infanzia ho cominciato a lavorare a 14 anni e più o meno ho fatto più tanto Segantino, forse ieri, e sono andato in pensione, insomma, che lavoravo ancora in segheria, insomma. Com'era il lavoro all'interno delle segherie? Se ne parla un po', signor Luigi? La segheria della Scianca all'epoca andava acqua, con la turbina, la turbina principale era in ferro, e le trasmissioni erano in ferro, il telaio era in legno, era tutto legno, e se lavorava fanno un figlio nasce alla volta, un figlio alla volta, insomma, nasce alla volta. E dopo, con mio papà, come si fa, mette su la seconda lama e rinforza un po' la condottura dell'acqua con le sope, l'erba, così per le ore. Si parlava del cemento, comprare il cemento, vediamo così per lei. E si chiamava l'uso chimico per il più stretto possibile per i cerebri. Una bella fotografia anche della segheria, della venta, se per questo. Questa è una catastrofe di legname. Legname del bosco. E quando si fa la misurazione, il agricoltore è mica che veniva a spesera, è il proprietario del lotto, così è uno che andava con colore martello. E questo era il famoso multilame, col gatter. Questo è lei? Sì, sul gatter. E dopo del fulgato siamo passati alla prenta, la prenta di questa qua, la prenta, che tiro qua. E queste sono altre foto? Foto, questo era Ambrentini, un 100. Quanti anni hanno queste foto? Le ha 20 anni, 11, 22, 23 anni. Cosa dico a facciare il fino. Ma lei questa, ma questa è una foto recente però. 5 anni fa. 5 anni fa. 5 anni, 6 fa, ve lo fanno che sono. Queste sarebbero le famose coperture a scandola? A scandola, sì. A qui la vediamo nel gruppo Alpini. Lei fa parte anche del gruppo Alpini, vedo sì, che sì. Le riprendiamo già che l'ha messa a nostra disposizione, signor Luigi, vedo che ha parecchie videocassette delle sfilate, è uno sfegatato. Cosa sono gli Alpini per lei? Nella sua vita cosa hanno rappresentato? Rappresentare la sicurezza e l'ordine del servizio militare e in caso di emergenza, per calamità, se
ci sentiva a operare qua e là. Permiso, sono andato operato al Tepaion come Vigile del Fuoco. Come volontario? Come volontario dei Vigili del Fuoco. Che cosa ne ha pensato della tragedia del Vajont? La disperazione era. La disperazione, con ogni altro di descriverla, no? Dice lei che porta... La corona. Una corona. E dopo qua viene la fanfara e tutta la compagnia che viene del Rio, insomma, tutti gli alpini che viene del Rio. Partecipare a Fardinia Verde, che è tutto scritto di questo qua, che aveva il compito di caricare le slitte del foraggio che portavano all'inverno. Questa è una dimostrazione di come che si operiva. Questa era un'attività che lei da giovane faceva normalmente, diciamo, per vivere. Era obbligo. La vostra attività principale. Era obbligo. Lei prima ci ha parlato delle adunate, vediamo Trieste, Reggio Emilia, nella penultima, Cremona e Padova. Quindi fino a Cremona siete andati? Sì, a Cremona. Ma avete allora anche legami, amici in giro per l'Italia? No, dopo se ha l'occasione di trovare qualche amico che si è fatto il militare, se no pace bene, tre giorni proprio bene. Di? Manifestazione? Manifestazione e tutti si vanno a corona, anche se uno in fondo a stivali d'Italia o su Brennero, se tutti amici, come che se fosse tutto francese, io ho mai visto una volta uno a litigare così, ecco, ai primi anni qualche dunque beveva troppo vino, loro la rigettava, ma insomma era la norma quella. Quindi tutta Italia avete sempre fatto molta festa durante queste tre giornate di spettacolo, anche un po' di invigorimento del valore della patria, no? Lei ci crede ancora allora in questa Italia, signor Luigi? Il valore dello Stato era sempre sostenuto, ma adesso non ripete l'affiatamento della volta, perché allora era obbligato di andare da leva, invece i volontari allora le più differenti. Un esercito diverso, lei è favorevole o contrario? A me e mi tanto sono favorevole che anche non massa d'accordo, ma insomma ormai la mia età è 76 anni, allora gli può. Questo percorso l'ha anche fatto. Ringraziamo il signor Luigi per aver partecipato alla trasmissione della The Blog TV da Cauria di Canal San Bavo, per averci ospitato a casa sua, e un saluto da Martina.